Pull my heart out of my chest, train my mind so I forget. Sink your teeth into my bones, dig me out, then fill the hole. Tear me apart. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale. Quest'oggi vi porto un'altra auto lowrider e andiamo a vedere. Questa è la stessa auto che ci ho fatto il glitch, insomma, no? Non l'avete vista, diciamo l'auto del glitch brutale, ragazzi, l'auto del glitch brutale, anche se dopo gli ho cambiato il colore perché come l'ho fatta in questo video non è che mi piaceva tanto, quindi niente, insomma. Comunque andiamo a vedere quest'auto, anche questa diciamo che tra le lowrider è anche questa una delle mie preferite, perché a me poi piacciono anche in particolar modo i furgoni, quindi questo è un bel furgone, diciamo, è veramente un bel furgone. Poi chiaramente se l'avete visto all'inizio del video è una macchina per merda, insomma, la vedete, dite, ma che cazzo è sta cosa, la trovate per strada, manco la modificate. Però con questo aggiornamento lowrider che hanno passato su PS4 è diventato un veicolo che comunque si è valorizzato, ragazzi, si è valorizzato, e poi è molto 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 coatto, no? Cioè il classico furgoncino stile, non so, stile Miami Beach, però giustamente quando l'avete acchittato tutto, chiaramente, no? Stile Miami Beach da spiaggia, portellone aperto, stereo a palla, insomma, una cosetta del genere. Poi è anche abbastanza modificabile come tutte le auto lowrider, quindi è molto particolare da vedere, insomma. A me piace, io consiglio anche a voi di comprarlo se qualcuno è riuscito a fare qualche soldino, che lo comprasse. Se invece ci sarà il fortunato vincitore, perché ci sarà il fortunato vincitore di questa settimana, come comunque so che c'è il fortunato vincitore perché ho visto molte condivisioni, quindi automaticamente ci deve essere un fortunato vincitore. Oddio, se la stanno, diciamo, battendo in più di qualcuno che vedo che condividono i video, quindi comunque sarà dura, dovrò mettermi lì e nerdare su YouTube per vedere chi è che ha condiviso di più e chi è che ha condiviso di meno, chi è che comunque ha commentato, chi è stato presente, invece chi è stato presente solo un giorno e poi non mi ha cagato più, diciamo, insomma, devo controllare tutto. Comunque stavo controllando oggi e ho visto parecchie condivisioni, ragazzi, io vi ringrazio a tutti e ringrazio anche che mi avete fatto arrivare a 500 iscritti, perché no? Quindi sta account ve lo regalo più volentieri questo fine settimana. Vi ricordo che l'estratto, insomma, il vincitore ve lo comunicherò lunedì, perché mi prenderò tutto il tempo per diciamo per esaminare bene chi è che ha condiviso di più, chi ha condiviso di meno e tutto quanto, anche perché vi ho detto che io tramite YouTube riesco a visualizzare chi condivide i miei video. E poi niente, farò anche una, diciamo, molta attenzione a chi ha anche commentato, a chi è stato presente sul canale durante l'arco di questa settimana, ragazzi. Quindi questo account andrà a quella persona lì, il fortunato vincitore che vincerà questo account. Allora, torniamo all'auto. Come state vedendo, io sono sempre un eterno indeciso, ragazzi, quindi andrò, non so, a farla gialla e nera, visto che l'interno l'ho fatto giallo, quindi andremo a farla gialla e nera. E
E niente, andiamo a continuare, vediamo un attimo che cazzo c'è, che cazzo non c'è. Però insomma, in linea di massima sono tutte le modifiche della Lowrider, ragazzi, quindi io vi sto solo portando questo video per farvelo vedere. Ecco, per esempio, non fate come me se, diciamo, se state mettendo una livrea particolare che magari ha un disegno sulla ruota di scorta, non fate la mia stessa cazzata, che in questo video non si vede. In pratica io mi sto mettendo, o meglio, ho intenzione di mettere la livrea, quella con i teschi, insomma, con queste cazzate varie, come avete visto poi in seguito nel glitch di soldi ho cambiato il colore dell'auto perché non si vedeva. Comunque sia, sto mettendo la livrea, quella con i teschi, e andremo a notare che comunque il teschio sulla ruota di scorta non si vede, ragazzi, non si vede perché giustamente, come state vedendo, io metto questa, sì, ok, è bello da vedere, nero e giallo, sì, è figo, però il disegnino sulla ruota di scorta non si vede perché comunque c'è un teschio con una sorta di sole, qualcosa del genere. E quando io metto un colore scuro, quello lì, sto cazzo di teschio non si vede, ragazzi. Quindi un consiglio che vi posso dare: se comprate una Lowrider e mettete sta livrea qui, non mettete un colore scuro come colore primario o come colore secondario. Io sto furgoncino lo vedrei pure bene bene tutto bianco, ragazzi, che secondo me bianco pure è la morte sua, è spettacolare, un bel bianco ghiaccio. Però vabbè, mo ho fatto così e lo tenemo così, anche perché sto registrando da computer, come sapete io alcuni video li tengo registrati, li porto da PlayStation 4, però non avendo una linea che mi consente il giorno di caricare con Shaft Factory, carico con PC, quindi questo video è caricato da PC, ragazzi. Niente, per questo video è tutto. Questo è furgone, bello, vedete quanto è bello, tranne il colore scuro, però il resto è bellissimo. Un saluto da Maxi e al prossimo video, ciao a tutti.